La sfida dell'innovazione si può vincere con una seria politica degli investimenti. Il presidente Bonaccini ne ha parlato qui, nel convegno organizzato da Confindustria, dove si è fatto il punto sul protocollo per l'innovazione firmato dalle regioni, da Itaca, da Agid e dalla stessa Confindustria. Sì, io penso che il protocollo che abbiamo firmato recentemente sia per le regioni italiane e le due province autonome un impegno vero, non formale, che però ha bisogno di essere tradotto adesso insieme agli altri soggetti firmatari, tra cui appunto Confindustria, che ha voluto organizzare questo convegno, per passare dalle parole ai fatti. E qualcosa si sta già muovendo. Noi abbiamo bisogno di investire di più su soluzioni di appalti cosiddetti innovativi, sul procurement nelle regioni, sulla formazione di figure che possano avere le caratteristiche di investire di più laddove servono soggetti aggregatori o dar vita ad esempio alle centrali uniche d'acquisto che laddove sperimentate stanno dando grandi risultati in termini di risparmio per maggiore efficienza. E io credo che l'appuntamento di oggi sia stato importante proprio per definire una piattaforma di azioni che devono essere fatte nelle regioni italiane e anche nei comuni e che secondo me possono dare una possibilità di investimento ulteriore al Paese.